Dopo il successo al Centro Civico Viareggio Nuovo, la mostra fotografica storica della periferia viareggina Noi che abitavamo tra le bisce e le bolde, replica nella Sala Poli al Circolo Il Fienile al Varignano al Viareggio, anche per consentire la visita a tante persone. L'inaugurazione domenica mattina resterà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 17 fino al 19 di aprile. È arricchita anche dall'esposizione dei lavori degli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Milani, Racconto il mio quartiere. Il ricavato della mostra per il libro, anche scritto da Massimo Tognocchi, è andato come quella precedente alla Casa di Cura Poveri Vecchi di Viareggio. C'è un progetto importante da parte dell'autore. L'obiettivo che vi siete prefissi è una mostra addirittura all'interno della Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù. È una proposta che ha fatto poc'anzi il direttore dell'istituto, io accetto volentieri, potrebbe essere una mostra diversa da quella che attualmente possiamo vedere, potrebbe essere questa miscellanea fra le migliori foto della precedente mostra con quelle attuali. Posso giocare su un parco foto di circa 600 pezzi. Presente all'inaugurazione della mostra anche l'assessore al comune di Viareggio Giorgio Fruzza, la rappresentante del CRAL dei Vigili del Fuoco e tutti coloro che hanno dato un contributo valido per la realizzazione di questa opera.